è come il Gavode in Ezechiele 1:28, quando dice che rumore di terremoto grande quando gli sale di dietro è in quando si alza Ezechiele 3:12. Per questo dico, bisogna passare da un capitolo all'altro e perdiamo troppo tempo. Mi scusi, potrebbe essere interpretato che Ruach si trova davanti all'arca dell'alleanza nel momento in cui l'arca si solleva, c'è lo spirito di Dio, viene scritto, che è davanti all'arca dell'alleanza. È possibile un riferimento? Sono due cose diverse. Nel senso che l'arca dell'alleanza era un altro strumento tecnologico pericolosissimo che poteva essere usato soltanto dagli addetti, perché nella Bibbia è scritto chiaramente che quando, un paio di volte insomma, è capitato che qualcuno l'ha toccato inavvertitamente, morto all'istante per la scarica che ha ricevuto. L'arca dell'alleanza stava nella parte più interna della dimora di Yahweh, in questa casa smontabile che lui si era fatto fare nel deserto dell'Esodo per seguire i suoi e che era lontana dall'accampamento perché insomma non voleva mescolarsi troppo. Allora quando lui arrivava con il Kavod stava sopra. Sopra. Esattamente, gli arrivava sopra. Esattamente. E l'arca della lanza la portavano in combattimento e quando era, diciamo così, carica, che la portavano in combattimento, dice la Bibbia che l'esercito israelita doveva camminare a 2000 cubiti, cioè a un chilometro di distanza. Quindi l'arca della lanza aveva i suoi addetti che la trasportavano, il resto dell'esercito doveva stare a un chilometro di distanza, perché era pericolosina quando era carica. Altre domande? No, più che la domanda è la considerazione. No, possiamo dire che Yahweh avrebbe potuto conquistare un impero ancora più grande di quello di Alessandro Magno con i mezzi che aveva. Che... Sì, il fatto Ma è che lui aveva dei colleghi che avevano mezzi come i suoi. Prego? Il fatto è che lui aveva dei colleghi. Aveva dei colleghi, chiamiamoli colleghi, più che colleghi, amici nemici. Sì, sì. Perché queste guerre i colleghi se le combattevano facendo combattere noi. Sì. Cioè loro... ogni tanto magari arrivavano a dare un aiutino. Mi hai letto nel pensiero. Scusa, ma, cioè, vedi, l'avevo preso un attimo prima che tu parlassi. All'inizio se le combattevano con le loro armi, poi si sono fatti furbi perché erano troppo pericolose per loro, allora facevano combattere i loro sottomessi. Genesi 18, leggo le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, se l'amico vuole confrontare. Abramo si trova seduto all'ombra della sua tenda, facciamo finta che sia esistito, e vede arrivare tre Anashim. Anashim è il plurale di Ish, che significa maschio, quindi vede arrivare tre individui maschi e dice: allora non andate oltre senza fermarvi qui, andate a prendere acqua. Quindi vado a prendere dell'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, permettete che vada a prendere un boccone di pane, rinfrancatevi, dopo potrete proseguire. Allora Abramo fa preparare farina, l'impasta, fa le focacce, fa cuocere della carne, eccetera, eccetera, eccetera. Al versetto 13 del capitolo 18 di Genesi scopriamo che uno di questi tre, che sono arrivati impolverati, affamati, assetati, stanchi, eccetera, è Yahweh. Yahweh si mette a parlare con Abramo, faccio la sintesi perché, e mentre gli altri due partono e vanno sempre a piedi a Sodoma. Devono andare ad avvertire il nipote di Abramo, Lot, che deve abbandonare la città perché il giorno dopo con altre quattro verrà rasa al suolo, per decisione appunto degli Elohim. Questi due arrivano a Sodoma, rischiano di essere aggrediti e linciati. Lot riesce a farli entrare in casa sua, li mette in salvo. Per farla breve, Lot con la sua famiglia abbandona Sodoma e il giorno dopo, come così era stato deciso, arriva un fuoco dal cielo che azzera cinque città. Non sappiamo dov'era? Sì. Collegato a questo argomento, io ho seguito altri tuoi video su YouTube, non mi ha la questione.
hanno mai trovato tracce di vita in queste... Sì, nel deserto del Sinai, sì. Non solo nel Sinai, ma addirittura ai depositi radioattivi nel fondo del mare. Allora, che cosa è sta roba di fuoco che in un attimo ha azzerato 5 città? Ovviamente la Bibbia purtroppo non ce lo dice. In questo libro qui ho pubblicato anche i titoli di 11 libri che sono citati nelle Bibbie che abbiamo in casa, ma che sono stati fatti scomparire. Vi ricordate che vi ho letto all'inizio le parole del professor Rolfe che dicevano quando i libri non li potevano correggere, li sotterravano, perché erano troppo espliciti, li sotterravano? Bene, 11 libri non esistono più, però sono citati nelle Bibbie che abbiamo in casa. Uno di questi libri si intitolava Il libro delle guerre di Yahweh, che quindi era probabilmente il libro nel quale ci si raccontava come Yahweh combatteva. Ed evidentemente questo era uno di quei libri che non potevano essere corretti più di tanto e quindi è stato reso indisponibile, ma non dalla Chiesa Romana Cattolica, dai teologi ebrei, molto prima. Tu stai parlando, continuiamo a leggere, sempre la Genesi 18, versetto 18, ti spieghi cosa vuol dire, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra? Sì, fa parte degli inserimenti fatti dai Masoreti nel momento in cui l'elaborazione teologica ha stabilito che Israele doveva diventare nella visione teologica che dal V secolo d.C. in avanti è stata inserita, doveva diventare la nazione che domina il mondo. Abramo come capostipite ovviamente di quella nazione. Allora, dicevo, non so che cosa sia quel fuoco perché la Bibbia non ce lo dice, però la Bibbia nel secondo libro dei re, scritto nell'800, cioè che si riferisce ad eventi del 800 a.C., quindi circa 1000 anni dopo la vicenda di Sodoma e Gomorra, dice che l'acqua nel territorio di Sodoma e Gomorra è ancora cattiva e il terreno è sterile, e erano passati 1000 anni. Nel capitolo 10 del libro della Sapienza, scritto più o meno all'epoca di Cristo, quindi erano passati 1800 anni, ci si dice che nel territorio di Sodoma gli alberi da frutto producono frutti che non giungono a maturazione, ed erano passati 1800 anni. Nel libro del profeta Zefania, che siamo intorno al 620 avanti Cristo, quindi 1200 anni dopo l'evento, ci si dice che il territorio di Sodoma e Gomorra è un territorio di sale, di desolazione e di cardi. Cioè, su quel territorio lì per 2000 anni non c'è più cresciuto nulla. Che cavolo ci hanno fatto? Che cavolo ci hanno fatto? Di questa roba qui parlano anche, cioè dello stesso evento, parlano anche le tavolette sumero-accadiche. Tradotte, queste qui sono le pubblicazioni di Oxford, quindi non traduttori alternativi. Nell'epopea di Erra o Nergal, che è il nome di uno di questi qui, si dice che Nergal desiderò emulare Ninurta, altro nome di uno di questi qui. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città, cioè Sodoma, Gomorra più le altre tre. Nella valle verdeggiante dove Nabu, altro nome di uno di questi qui, stava convertendo la gente. Convertendo, se voi leggete il capitolo 14 della Genesi, vedrete che in quel territorio lì si stavano combattendo, si sono combattuti per un sacco di anni, e una parte di quel territorio, dice la Bibbia, era sotto controllo dei signori di Shinar, cioè dei signori di Sumer. Quindi era un territorio molto conteso. Nabu stava facendo passare da un'alleanza militare ad un'altra, ed è per questo che decidono di azzerarle. Nergal progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, inviò dai cieli un'arma del terrore, quindi un'arma per ogni città.
distrusse le cinque città della valle che si tramutarono in desolazione. Furono sconvolte dal fuoco e tutto ciò che in esse aveva vita si trasformò in vapore. Togliamo le cinque città e scriviamoci Hiroshima e Nagasaki, non dobbiamo cambiare una sola parola di ciò che c'è scritto. Altra battaglia. Sì, quindi nelle alleanze Enlilite ed Enchite. Quindi, mi pare fosse stare sulla quindi anche lui era di Sì. Poteva essere uno dei figli giovani di Enlil. No, adesso leggiamo un altro passo dove si capisce che non è il capo, ok, benissimo. No, grazie per il suggerimento perché... Allora, vi leggo soltanto di un'altra battaglia combattuta in quel territorio lì. C'è, ci arriviamo. La tavoletta K5001, qui siamo nel Sinai. Ninurta partì alla volta del monte Mashu. Nergal lo seguiva da presso. Ninurta controllava dai cieli il monte e la pianura, posti al centro della quarta regione, una delle regioni che si erano divisi. Dai cieli, allora, Ninurta liberò la prima arma del terrore. Recise con un lampo la cima del monte Mashu, in un solo istante fuse le viscere del monte. Liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. Vi dico che nel libro etiopico di Enoch, nella versione ebraica, uno dei massimi esperti dei testi di Qumran, che è Moraldi, ha appunto identificato 23 tipi di carri celesti diversi. 23 tipi di carri celesti diversi. Allora, liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. Con la brillantezza di 7 soli, le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita stillante, la terra tremondo in frantumi. I cieli, dopo la brillantezza, si oscurarono. Di pietre bruciate era ricoperta la pianura dei carri. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. Se ne inventavano di cose questi qui, eh? Tenendo presente che in altre tavolette c'è scritto che quelle armi del terrore producevano un vento di morte che a grandi distanze faceva cadere i capelli, faceva venire il sangue in bocca e bruciava i polmoni. Posso, nel Ramayana si parla di una guerra nucleare con le stesse caratteristiche, uguale identica, quindi può darsi che un Elohim si sia spostato verso Oriente. No, non può darsi. Io dico può darsi perché l'estremo Oriente era stato affidato ad una femmina. Esatto, Inanna forse. Inanna, sì. E quindi nel Ramayana viene riportato con questi Vimana, questi aerei speciali, questi astronavi, che venivano guidati mentalmente. Non è un'epopea, non crederci o no. Quindi, esattamente. Con le però queste cose simili sono raccontate anche nell'Iliade e nell'Odissea. Dove? Infatti non a caso dicevo prima che in questo trailer ho messo che il giuramento potrebbe essere fatto sull'Iliade e l'Odissea avrebbe esattamente lo stesso valore. Perché ci raccontano sempre le storie di questi qui. Ovviamente con i nomi attribuiti loro dai greci. E a proposito di questo, cioè delle navi comandate mentalmente, nell'Odissea, nei libri dal 6 all'8, si narra di quando Ulisse naufraga nel territorio dei Feaci, il cui re Alcinoo era un discendente diretto di sangue di Poseidone. Poseidone è il signore dell'acqua ed è quindi il corrispettivo greco di Enki.